La mia prima volta come caricatore del Cristo Risorto fu intorno ai 13 anni. Cioè, non dire votazione all'associazione per fare i portatori. Quella l'associazione portatore di gioia. Tutte, ma già non c'è. Ah, portatore di gioia. Credere è una teoria che mi fa sperare e mi fa continuare a vivere la vita meglio. Farmi sta vita e poi pensare che ogni giorno mi chiudo gli occhi e non c'è più niente. Io voglio sempre sperare che ogni giorno viro tutti gli amici miei che ho perso e ogni giorno ci sia qualcuno che mi dice tu hai fatto questo errore, avete sbagliato qua, come si dice, posso riparare. Vai, già gli cavalate, gli quello mio sogno già che mi gira a 200 km orari in due corpi. Ma cosa li faccio? Invece un bordello, io agli accavacci, perché gli assi fa pasca a casa. Con l'aria, all'aria, all'aria, abbiamo dall'aria, piscionità. Perché partiamo dal principio che noi facciamo sempre comunque quello che lui vuole, perché se è vero come è vero che sia fatta la volontà di Dio, anche quello è fatto per sua volontà e non per nostra. Il Cristo risorto non è proprietà di nessuno, in quanto tale non esiste un Cristo che è di proprietà. Stiamo parlando di un qualcosa che è comunque un legno, ma è un legno per chi lo vive come un legno. Per me rappresenta Gesù, rappresenta la vita, soprattutto rappresenta la rinascita.